Il video di oggi vi piacerà perché parliamo di airdrop. E a chi non piacciono gli airdrop? Come saprete, in passato ci sono stati degli airdrop decisamente succosi. Parliamo di diverse migliaia di dollari fino ad arrivare a record di 51.000 dollari per un solo airdrop. Sto parlando di LUT. Quindi la domanda che tutti noi ci facciamo quando vediamo queste cifre è questa: quale sarà la prossima piattaforma che farà airdrop di questa portata? Perché lo vogliamo sapere, vero? E quindi il video di oggi ha un po' questo scopo. Innanzitutto capire le dinamiche che stanno dietro agli airdrop, cosa fondamentale per fare quel salto nel futuro e pensare: ma questa piattaforma potrebbe aver senso che faccia un airdrop prima o poi? Potrebbe avere bisogno di un token o di qualcosa del genere? E quindi, ecco, come sempre bisogna capire le dinamiche che stanno dietro gli airdrop. Come sapete, alcuni sono dati dallo staking, altri dal semplice utilizzo di una specifica piattaforma che non ha ancora un token e magari in futuro lo avrà, altri sono strettamente legati agli NFT. Insomma, ci sono diverse casistiche. La prima parte del video sarà dedicata infatti al comprendere queste casistiche andando a studiare il passato. La seconda parte invece è proiettata in avanti e si pone appunto la fatidica domanda: quali piattaforme potrebbero, visto che sono simili ad altre che hanno fatto l'airdrop, farlo anche loro? Parliamone. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ho una domanda subito per voi. Secondo voi, quali sono le prossime piattaforme DeFi e non che rilasceranno un airdrop, magari un airdrop goloso? Ditemi la vostra opinione nei commenti, che così ci confrontiamo. Con il termine airdrop si intende criptovalute gratis. Di fatto, i wallet che hanno diritto a partecipare a questi airdrop ricevono delle criptovalute senza dover dare nulla in cambio. Tuttavia, al fine di essere tra gli eletti, i fortunati eletti che hanno diritto a questo airdrop, bisogna avere fatto delle specifiche cose in passato oppure nel presente o in alcuni casi anche nel futuro. Perché, per fare un esempio concreto, gli staker di Atom o di Luna continuano periodicamente a ricevere degli airdrop. Quindi partiamo con questa disamina: chi è che in passato ha ricevuto airdrop importanti oppure tuttora continua a ricevere airdrop e per quale motivo? Il primo caso sono i token di una piattaforma che fino a un certo punto non ha il suo token proprietario e da quel punto in poi inizia, invece vuole averlo, inizia a erogarlo con il metodo dell'airdrop. Grazie al metodo dell'airdrop questa piattaforma riesce a raggiungere un audience molto elevata. Vi faccio l'esempio di Uniswap. Uniswap ha deciso di regalare il suo token a tutti coloro che hanno utilizzato la piattaforma Uniswap, che vi ricordo è un exchange decentralizzato, quindi tutti coloro che hanno dato liquidità ai pool oppure hanno fatto anche degli scambi in passato. Non è che ti dicono: bene, adesso la prossima settimana faremo l'airdrop e quindi tutti si fiondano a utilizzarla. No, è un voler premiare chi utilizza, chi ha utilizzato anche in tempi non sospetti la piattaforma. Questo serve a far crescere la community e a dare il token a chi in qualche modo potrebbe essere interessato a detenerlo in futuro, perché in qualche modo è coinvolto nella piattaforma. Uno dei rischi di fare un airdrop di questa portata è il dump del token, perché se airdroppiamo un token a casaccio a un numero elevatissimo di persone e tutti lo dumpano al giorno 1, non è molto salutare per il mercato. Con Uniswap, nonostante la popolazione che ha ricevuto l'airdrop è stata veramente ampia, non c'è stato questo dump. Molti sì l'hanno dumpato il giorno 1, ma poi se ne sono pentiti, perché il giorno 1 era, se non ricordo male, 1000 e qualcosa dollari, 1400 forse, e poi nei giorni seguenti è salito parecchio, fino ad arrivare ad un massimo che era diverse volte tanto. Quindi passa anche questo messaggio, che è importante.
I token che vengono airdroppati non vengono airdroppati solo per regalare soldi, ma per coinvolgere queste persone che lo ricevono nella community, nell'utilizzo della piattaforma e nella sua detenzione a lungo termine. L'obiettivo principale è questo. L'altro obiettivo è la governance, perché questi token, UNI per primo, sono token di governance. La governance in sostanza è il potere di voto e di decisione di una piattaforma DeFi. Nella DeFi non ci sono dei capi, diciamo, non c'è un organigramma, ma c'è la governance, dove i token holder, in base alla quantità di questi token che detengono, hanno un potere maggiore o minore di voto e di decisione. I token holder possono proporre una modifica al protocollo e i token holder sempre possono votare a favore o contro questa modifica. Un airdrop garantisce una governance il più ampio possibile, soprattutto, collegandoci al discorso che abbiamo fatto poco fa, se le persone non dumpano perché interessate alla governance, magari anzi acquisteranno di più e cercheranno di acquisire potere di voto. È un gioco un po' politico, se vogliamo, ma con un inizio fair, viene definito, ovvero inclusivo della maggior parte di persone possibile. Altri esempi simili sono stati il protocollo di YDX, che è un'altra piattaforma DeFi, alcuni bridge, ricordo l'Avalanche Bridge che ha regalato token a tutti coloro che lo hanno utilizzato, poi c'è stato OneInch, che è un altro protocollo DeFi che ha fatto una cosa simile, insomma ci sono diverse casistiche e quindi qua scatta la prima campanella. Protocolli DeFi che hanno degli use case interessanti, hanno certi volumi, perché non è che arriva il protocollo DeFi insulso nato oggi che lancia il suo token, nessuno se lo filerebbe e damperebbe subito, e quindi ecco, con un piano di lungo termine, vedi Uniswap, vedi OneInch e simili, quindi i big della DeFi. Salvatevi questa informazione perché ci torniamo dopo. Un'altra ragione che può spingere delle piattaforme DeFi, parlo sempre di questo settore perché è laddove c'è più competitività in tale senso, a erogare il loro token, è quello che viene chiamato Vampire Attack. Un Vampire Attack è un tentativo di sottrarre liquidità ad un competitor, sottrarre utenti ad un competitor, offrendo un servizio simile, si spera migliore, ma soprattutto un incentivo a migrare la propria liquidità dalla piattaforma A alla nuova piattaforma B. Un caso eclatante di Vampire Attack, quello che è passato più alla storia, possiamo dire, è quello di SushiSwap, che ha deciso di attaccare direttamente Uniswap erogando il suo token. Lì in realtà il token è stato distribuito prevalentemente tramite liquidity mining, quindi tu vieni a farmare da me, io ti do anche il token Sushi, mentre Uniswap non te lo dà, ma in realtà spesso e volentieri viene lanciato così la possibilità di migrare la liquidità senza dire niente e poi a un certo punto viene erogato il token in maniera retroattiva. Quindi massima attenzione anche quando nasce una piattaforma DeFi nuova, con basi solide, magari con investitori solidi dietro, perché non devono essere sprovveduti, che va a competere direttamente con una piattaforma esistente. Massima attenzione. Giriamo completamente pagina e cambiamo metodo di airdrop. Alla fine, tra poco, torniamo al discorso quali saranno le prossime piattaforme. Sarà argomento degli ultimi minuti, quindi state sul pezzo. Ma adesso volevo sottolineare un altro metodo di airdrop, a mio parere estremamente utile e interessante, che è quello tramite staking. Ci sono delle chain, ci sono delle piattaforme che, se si mette banalmente in staking la coin, danno diritto agli airdrop di molti protocolli che nascono su quella chain, e non c'è niente di meglio per chi è bullish su un particolare ecosistema. Mi sto riferendo in particolare a due chain, Atom e Terra, Cosmos e Terra, o meglio, le coin sono Atom e Luna. Come mai queste due? Beh, Atom è molto famosa per i suoi airdrop perché di fatto tutti i nuovi protocolli, o quasi, tranne i più egoisti, che nascono intorno al mondo Cosmos, solitamente airdroppano token a chi magari un tot di mesi prima viene fatto quello che viene definito snapshot, ovvero una fotografia della chain in uno specifico momento del passato.
Viene fatto questo snapshot e in quella data chi aveva in staking, che attenzione non vuol dire su Binance o su piattaforme centralizzate, vuol dire in staking delegando o validando sulla chain, staking vero, la coin Atom, allora ha diritto a ricevere quell'airdrop. E soprattutto per chi è bullish, ripeto, sull'ecosistema, è piacevole perché non lo dumpa ma punta a detenerlo a lungo. Ed è a costo zero, quindi benvenga. Lo stesso accade su Luna. Faccio una parentesi pratica per chiudere il discorso di Cosmos. Recentemente c'è stato quello di Desmos. Se guardate il calendario, tra l'altro, dei progetti in uscita su Cosmos, vedrete che tutti hanno nella roadmap il fare un airdrop. Anche Persistence l'ha fatto. Tutti i principali progetti comunque appunto lo fanno e, ripeto, per chi è bullish a lungo termine è un plus di sicuro. Per riguardo invece il mondo Terra, quindi chi ha in staking Luna, ha diritto a ricevere i cosiddetti Genesis Airdrop, quindi i primi airdrop di un nuovo progetto che nasce e dice: bene, faccio una prima distribuzione di token a tutti gli staker di Luna. Perché? Perché sono in qualche modo coinvolti nel mondo Terra. Se uno ha in staking Luna, si spera che sia bullish, no? Sul mondo Terra. E quindi chi meglio di loro può ricevere i primi token di questo nuovo progetto? Nessuno. E questo è il ragionamento che viene fatto. Su Terra, inoltre, ogni settimana o due settimane o tre settimane, la periodicità dipende dal progetto, viene fatto di nuovo un airdrop sempre agli staker di Luna. Non aspettatevi airdrop milionari, chiaramente sono airdrop piccoli ma continui, periodici. E ragazzi, il discorso è sempre questo. Se uno è bullish su questo protocollo nel futuro, sono accumulazioni a costo zero e fa venire ancora più voglia di detenere tali coin. In questo caso non c'è molto da predire, da lasciare all'immaginazione. Se si ha in stake Atom o se si ha in stake Luna, sappiamo già che i progetti futuri che nasceranno su questa chain con buona probabilità ci airdropperanno qualcosa. Riguardo al mondo Terra, ultimamente ci sono anche nuovi metodi di airdrop, come, a proposito di Vampire Attack, tra poco c'è Astroport che farà un lock drop, che non è proprio la stessa cosa, ma chi migra liquidità da Terra Swap ad Astroport avrà diritto a questo token e quindi un'opportunità molto interessante. Perché no, in futuro potrebbero essere fatti degli airdrop retroattivi agli utilizzatori, ad esempio, di specifiche piattaforme DeFi. Se non ricordo male, adesso vado a memoria, però è stato fatto, non ricordo da chi, per gli utilizzatori di Anchor, ad esempio. Quindi il discorso è quello: più si è coinvolti nell'ecosistema e si utilizza le piattaforme, maggiore è la probabilità di ricevere un airdrop in futuro. Inoltre, un altro filone molto spinto degli airdrop è quello degli NFT. Con le Bored Ape Yacht Club, ad esempio, i detentori di queste famose scimmie hanno avuto diritto all'airdrop di una Mutant Ape del valore di giusto 10 Ether. Poi qual era l'altra? Me la sono scritta Kennel Ape, quindi io il mondo degli NFT non lo conosco moltissimo, ma ho studiato, ho visto che ci sono stati degli airdrop veramente folli. Quello di Loot, che è un NFT pensato per i giochi di ruolo, quindi un NFT strutturato, chiamiamolo come fosse appunto equipaggiamento, ha dato diritto ad un airdrop, pensate a chi deteneva questi NFT, del loro token Adventure Gold, AGLD, non so se ve lo ricordate, che è stato listato istantaneamente su Coinbase e l'airdrop è valso $51,000. Pazzesco. E questo, chiaramente, tutte queste cose hanno generato una FOMO non indifferente per gli NFT. Anche qua, sugli NFT c'è molto più fumo rispetto che sugli altri progetti, perché ne nascono a centinaia, vista la FOMO del momento, e di conseguenza magari molti hanno sulla roadmap airdrop e ci viene voglia solo per quello di entrare. Attenzione, perché l'airdrop non deve mai essere un motivo per entrare in un progetto, in primis deve esserci la validità del progetto stesso, anche perché altrimenti l'airdrop è privo di qualsiasi valore.
Ultima parte, quindi, la domanda da farsi: quali progetti futuri potrebbero avere un airdrop? Io mi sono appuntato due o tre cose che sono frutto di alcune mie riflessioni e della consultazione di un file che vi lascio in descrizione, che ho trovato sul canale di Coin Bureau, canale che non ha bisogno di presentazioni. L'ho conosciuto grazie a lui, questo file, che sono tutti rumors di potenziali airdrop. Ve lo lascio in descrizione. In ogni caso, i criteri utilizzati sono: 1, piattaforme DeFi o piattaforme di altro tipo, comunque importanti, grandi, con investitori conosciuti che non hanno ancora un token, e potrebbe aver senso avere un token perché magari un competitor ce l'ha. Questo può essere il caso più, come dire, rumorato, se si può dire una parola simile, è MetaMask. MetaMask, mi pare che ci siano girati anche dei tweet che facevano presagire a un possibile token Musk. Non esiste ancora, quindi attenti agli scammer, ma i rumor sono veramente spinti. Come si fa a ottenerlo? Beh, lì c'è da vedere. Il massimo delle probabilità di ottenerlo si avrebbe utilizzando le varie funzioni di MetaMask, quindi non solo magari il wallet, ma anche lo swap. Quindi la possibilità di scambiare direttamente da MetaMask, ok? Quindi magari utilizzando le varie funzionalità dell'app, le probabilità di ottenere il token aumentano, magari se ne ottengono di più, o magari lo ottiene soltanto chi utilizza delle specifiche funzionalità. Quindi non andate ad aprire 50 address diversi, perché magari non serve a nulla, ma serve appunto a fare gli swap. Recentemente è stato airdroppato il token ENS, Ethereum Name Service, a tutti i possessori dei domini.eth. Cosa c'è di simile? Unstoppable Domains, ne parliamo ultimamente abbastanza spesso, sono domini NFT e non hanno ancora un token. Magari potrebbero creare anche loro la loro governance con il token annesso. Anche qua si tratta di rumor, chiaramente, vi dico. Tutte queste cose non è che sono certe, sono rumor, stiamo tirando a indovinare, stiamo speculando sul futuro. E magari la detenzione di un dominio ci può dare, come nel caso di NS, il diritto all'airdrop di questo token. Andando sulle piattaforme DeFi mi vengono in mente i Bridge, quindi Bridge che non hanno ancora un token, mi viene in mente Wormhole ad esempio, perché AnySwap ha il suo token, Synapse ha il suo token, insomma i principali Bridge ce l'hanno. Wormhole ancora no, magari non lo avrà mai, magari non lo so, sì, ripeto, sto viaggiando con la fantasia. Piattaforme DeFi, mi viene in mente anche tra le piattaforme principali TokenSets, che non ha ancora il suo token, mentre IndexCoop ce l'ha, sono due piattaforme molto simili, quindi anche lì, volendo, ci potrebbe essere la possibilità da parte degli utilizzatori. Andando nel mondo NFT, ogni tanto do una sbirciatina, lo so che mi avete beccato, OpenSea ancora non ha il suo token, mentre Rarible, ad esempio, ce l'ha. Poi che cosa abbiamo? I layer 2, ecco, sui layer 2 ci sono molti rumor anche lì, Arbitrum, Optimism e le recenti ZK Rollups tramite Starknet, che è andato in versione alfa proprio oggi o ieri, insomma in questi giorni. Starknet è sviluppato da Starkware, che sono quelli di ImmutableX. ImmutableX ha il suo token, quindi magari anche Starknet lo avrà. Non correte, perché non si può ancora fare transazioni su Starknet, è in fase alfa per gli sviluppatori, ma magari in futuro, quando si potrà farlo, una transazione da un dollaro così, giusto per sfizio, varrà la pena farla. E poi, a parte quello, secondo me varrà la pena prescindere, perché ci svilupperanno un sacco di cose. Comunque, alcuni layer 2, vedi Polygon, hanno il loro token, Arbitrum, Optimism no, ci sono rumor che girano sul fatto che lo potrebbero avere, lo stesso vale per Starknet. E quindi, che dire, questi sono un po' i discorsi che si può fare per immaginare dove andare a mettere le mani. Provare, essere coinvolti nelle varie piattaforme, utilizzarle, è sempre un bene e dà sempre una probabilità maggiore di aver diritto agli airdrop rispetto a non usarle. Chiaro è
che su Ethereum con le gas fee che ci sono, non è che ti viene voglia di provare così giusto per tentare di avere l'airdrop, ma magari sui layer 2, dove una transazione costa meno di un dollaro, tentare non nuoce e sicuramente la perdita che si va a realizzare, la spesa che si va a realizzare è assolutamente misera. Se invece siete bullish sugli ecosistemi Atom o Luna, chiaramente lo staking fa per voi perché si ricevono airdrop che poi detenendoli, se si è bullish, ripeto, potrebbero riservare delle soddisfazioni. Amici, questo è quanto. Io vi chiedo, secondo voi, quali piattaforme andranno a rilasciare degli airdrop che magari non ho menzionato? Ditemelo nei commenti, che così ci confrontiamo tutti insieme. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!